sì. Giranna l'attorno alla nascosa, ha già trovata su piatta l'opportuso. E dentro che ci sta? Purpetta, purpettella, saciccia, sacicella, lingua, palata e diente, mo via decreata, panza mia, fatti capanna. Mo bene Natale, non tengere da... Lo fumo la pippa e mi vaga a cucca. Ma che vuoi che stai sempre azzeccato a me come, come una cozza? Che mi hai trovato? Non morì fame. E che vuoi da me? Che? Vuoi mangiare? No, voglio mangiare. Tu hai sentito l'odore e hai capito che qua dentro ci sta il mangiare. E va bene, vieni qua, siediti. Ti faccio mangiare, però mi devi promettere di mantenere il segreto. No, non ti preoccupare. Io appena me lo domandano che è stato strazzullo. Non ti faccio mangiare più. No, no, fammi mangiare, fammi mangiare. Allora, però aspetta. Prima di mangiare, io ti proporrei di fare un giochino. Un gioco, ti piace il giochino? Sì, come. Lo conosci il giochino del paradiso e dell'inverno? No. E te lo spiego io. Quello, il gioco consiste che uno deve fare o il paradiso o l'inferno. Ma questo che cos'è? Un piatto. No, fai conto che questo piatto tondo tondo è come il mondo. Ah. E questo che cosa sono? Polpetto. No, fai conto che queste polpette sono l'anima rimorte, tutte morte. Chi ti è morto? Perché poi non ti dimenticare, noi stiamo dentro un presepio. Stai calmo. Mo tutti questi morti dove vanno? Quando sono morti. Mo dove vanno? Dove possono andare? No, morti. Oh, i morti dove vanno? In un momento, fammi pensare, è una cosa facile domandare a i morti, che ne sai? O vanno all'inferno o vanno in paradiso. Sappiamo. Ma tu che vuoi fare? Io che voglio fare? Ho l'inferno, il paradiso, devi scegliere. Io voglio fare il paradiso con gli angioletti e bellina così. Sappiamo, poi non si torna indietro. No, non si torna. Allora tu fai il paradiso. Io faccio l'inferno. Fai l'inferno. Ah. Che? Che? Sto facendo l'inferno. Ah, già cominciato. Ai, signore, questo che cos'è? La polpetta. No! Questa è l'anima di un grande fetendone. Sei uno schifoso zozzoso. Perché questo qua, vedo, Sarchiavo, lo vedi questo? Ha ammazzato la propria madre. Sì, la povera vecchia, ogni volta che lui entrava la sera, diceva buonasera, Gennarino. Lui invece di rispondere, sai che faceva? Che faceva? La pigliava a calcio, la dava i cazzotti in testa. Madonna. La pigliava a morsa, sì. E una sera più, questa povera vecchia ci proprio la schiattie da terra. Sì, l'ammazzò. Madonna. Un disgraziato così, quando muore, dove può andare? Dove può? Dove può andare? Uno che ammazza la mamma, dove può andare? All'inferno. Non me l'hai fatto manco fornire, Richard, già ti hai mangiato la polpetta. Ma scusa, tu hai detto all'inferno, non si danno indietro però, scusa. All'inferno. Che vuoi fare? Ah, io mo che voglio fare, ma voglio fare l'inferno. Sei l'inferno cattiva, cattiva! Ma che buono, ma non si parte niente, eh? L'inferno cattiva! Cacciami una chiave che è merda, cattiva! Che buono! Sarchiabù? Che è? Questo che cos'è? La polpetta. No! Questa è l'anima di una povera madre. Nata mamma. Una madre in un letto di dolore. Che? Che? Dove sta? In un letto di dolore. No, con tutti i 50 figli attorno a lei. E che erano coniglie, niente di meno. Che gridavano tutti in curu. Che gridavano tutti in curu. A chi? A chi? A chi? Sarchiappo, gridavano in coro! Gridavano tutti in coro! Mamma, dove sta? E che cazzo, ne avrebbero in dolore, te li dimessi, no? 50 e loro non avrebbero la mamma. Non è possibile, Volete sapere la mamma, no? Non la potevano vedere! Perché? Perché la povera vecchia era ridotta a Pilius! Pilius! La mamma, per lì rossa. Ma come la mamma che stava morendo? Si travestiva pelli rossa. Che stava morendo? La mamma si metteva vestita la pelle rossa! E che ne sa? C'è mica la conoscevo? La mamma!
mamma esalava l'ultimo respiro. Ah? La mamma esalava l'ultimo respiro. Salava. Stavi tanto sangue, mamma! Non ti capisco, quando parlo non ti capisco. Non ti capisco. Questo l'ho fatto per le ossa, perché sarà fatto secca secca. Ah, per le ossa. Per le ossa. Ah, per le ossa. No, per le rosse. Per le ossa. La povera madre esalava l'ultimo respiro. Povera madre. Povera mamma. La mamma qua. La mamma qua. Una mamma quando muore dove va? E tu parli che muore il polpetto a bocca, chi ti capisce? Dove va una mamma? Questa va all'inferno. No, ma come una mamma? Questa è stata cattiva. Lo so. No, che sei cattiva, era fatente. Ma non è vero, le mamme non sono mai cattive. Ma che sta così, però. Le mamme vanno tutte in paradiso. In paradiso. Una povera mamma, 50 figli, ero pochi. Paradiso. Insomma, tu mangi sempre, o inferno, o paradiso, mangi sempre. Ma scusa, questo è il gioco, scusa. Ah, questo è il gioco. Ma facciamo un gioco di chi? Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, tutti e polpetto in da panza mia. La mia sarchiappa è volgare. È volgare, che fai tu è fino, quello che faccio è volgare. Ma poi, senza sarchiappa, sa che c'è di noi, mangi pure tu, va? Mangia pure, mangi, benissimo, mangi, benissimo, 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 ecco a noi. Aspetta, piano, piano. Non so buono, ma... Okay. Questo mo continuava ancora per 4 ore e non credo che... Non dice a me, lo dice da loro, non dice a fare. Noi avevamo provato che lui veniva... Ma lo so. Non c'eravamo... No, sono avvelenate! Sono avvelenate, perché quello il pastorello mette il veleno là dentro. E ha messo un'altra volta che ha dentro, scusa, di una tela. Sono perfetto avvelenate, perché... Perfetto avvelenate. E quindi questa storia come finisce? Malissimo, finisce muoiono che loro, tutti? Sì, che loro, siccome è un veleno finto, però, per un veleno finto, loro, così, però, tutti qua, noi due la pensiamo di morire, e invece non moriamo e finisce tutta la terra luce. Poi alla fine diventiamo santi. Santi, io e lui. Buono, Olivia Colani. Peppe Barra, Enzo Cannavale. Poi...